Giovanni Lolli non è mai stato renziano, però Renzi ha portato il PD dal 35 e si prospetta al 20. No, io non sono mai stato renziano, però sono una persona leale e fedele al partito nel quale milito. Quindi Renzi è il segretario, io non l'ho votato, ma questo non vuol dire che non sia il mio segretario. Adesso, quando c'è la guerra, io combatto. Dopo la guerra discuto. Ma quando non si può ricucire combatto. Con Liberi Uguali e le altre formazioni, insomma? Secondo me assolutamente non solo si può, si deve. Questa è la mia linea da sempre. Io sono convintissimo e d'altra parte adesso io una parte della mia vita si svolge a Roma, ho presente il clima che ci sta nel Lazio attorno alla candidatura di Nicola Zingaretti e ad un modello che secondo me potrebbe avere esiti molto positivi. Io credo che quella separazione a sinistra sia stata sciagurata e penso che la maggiore responsabilità sia a carico di chi se n'è andato, ovviamente, che ha sbagliato secondo me, e però penso che noi uno degli obiettivi fondamentali, d'altra parte, scusate, noi dove governiamo in Italia, compreso l'Abruzzo, governiamo con quello schieramento, dove abbiamo vinto fino recentemente, lo scorso anno per esempio a Milano, lo abbiamo fatto con quello schieramento. Secondo me quella è una traccia che non devo dire io, sta scritta nelle cose e d'altra parte è sostenuta un po' da tutto il gruppo dirigente del PD. È un modello del centro-sinistra che potrebbe incarnare lei, visto che queste elezioni anticipano anche l'appuntamento elettorale regionale? No, questo non lo so, assolutamente questo si vedrà. Io penso che ci siano varie possibilità che ci permettano all'Abruzzo di poter vincere al centro-sinistra le elezioni, al centro-sinistra. Io credo che lo schieramento che si debba portare in Abruzzo come in Italia è per l'appunto il centro-sinistra, cioè c'è il PD, c'è Liberi e Uguali e poi ci sta tutto quel civismo importante che si è manifestato in questi anni anche in Abruzzo e che deve essere recuperato e messo all'interno di una coalizione. Ma questo è secondo me l'architrave di sempre, il centro-sinistra negli anni ha sempre vinto così e oltretutto aggiungo è necessario che sia così perché molte delle idee, non tutte, ma molte delle idee che si sviluppano al di fuori del PD sono idee utili, positive, qua non c'è uno che ha il monopolio di tutte le idee, io sto nel PD e mi riconosco nelle idee del PD, però riconosco che ci sono idee di quelli che non stanno oggi nel PD e che stanno comunque dentro un sistema di valori simile al nostro che deve essere aggregato. Diceva prima che la colpa secondo lei è molta e soprattutto di chi è uscito, però chi è uscito dice che l'impostazione che Renzi ha dato al partito li ha come spinti ad andare fuori, un'impostazione diversa da quella di un centrosinistra allargato. Crede che l'appuntamento elettorale, se dovesse andare come dicono i sondaggi, potrebbe essere l'occasione anche per rivedere le politiche dentro il partito e dargli un nuovo volto per rilanciarlo? Dunque, innanzitutto io non credo che abbiano ragione quelli che dicono che Renzi l'ha mandati fuori. Perché io per esempio, che non la penso come Renzi, non sono stato mandato fuori, sto ancora qua, quindi evidentemente spazio e possibilità di stare dentro a questo partito c'è anche per tanta gente che non la pensa esattamente come Renzi e io ne sono una modestissima piccola testimonianza come lo è di altri. Io continuo a pensare che le cose che sono state fatte in questi anni sono cose positive e importanti, comprese quelle che ha fatto Renzi sia come segretario del partito sia quando è stato primo ministro, ma non sufficienti. Non sufficiente, bisogna fare di più e meglio di quello che abbiamo fatto in questi anni, perché ve lo dico non tanto astrattamente, siccome voi sapete che io mi occupo di cose particolari e sto per le cose di cui mi occupo quasi sempre a contatto con le persone che stanno in maggiore difficoltà, per esempio tutti quelli che rischiano di perdere il posto di lavoro, io vi posso dire che lì la difficoltà, il malessere, spesso anche la disperazione è forte e noi non siamo stati in grado in questi anni, non solo per carenza nostra, anche perché era molto difficile di interpretarla e di raccoglierla. È da là che bisogna ripartire. Le cose fatte vanno bene ma non sono sufficienti, bisogna farne tante altre. Onorevole Cialente, sindaco, la prospettiva dopo il 4 marzo, dopo domenica, qual è, visto che il PD non sembra riuscire a ottenere la maggioranza da solo, il centrodestra probabilmente però neanche. È una situazione molto difficile, una situazione che sta preoccupando molto, soprattutto il mondo dell'imprenditoria, soprattutto i più attenti che in questo momento stanno capendo il rischio che sta correndo l'Italia, perché una fase di ingovernabilità già sta dando problemi alla Germania, che è la Germania e che ha due partiti forti come
il partito della Merkel e il partito di comunque la forza politica di Schulz. Qui è una situazione legata al Movimento 5 Stelle che oggettivamente è un salto nel buio, abbiamo visto quello che hanno fatto in questi 5 anni e quindi c'è il rischio di ingovernabilità. Questo è il motivo per cui noi stiamo spingendo sul centro-sinistra e c'è un segnale in queste ore che di una ripresa, perché molti degli indecisi stanno cominciando a ragionare. Io in tutta campagna elettorale ho detto non il voto utile, perché la parola utile, ma il voto molto ragionato, come ad esempio nel caso mio qui nell'uninominale, ormai è un testa a testa e chiaramente credo che i cittadini dovranno scegliere chi sarà il senatore che si farà carico di tutte le problematiche immense che abbiamo. Nel caso dei 5 Stelle credo abbiamo già dato con l'Ablundo. Ma l'alleanza PD-Forza Italia per un governo è la più realistica? Ma secondo ancora me, una volta. Secondo me un incarico a Gentiloni potrebbe permettere, secondo me, un disegno che se non ci sarà la possibilità di una governabilità vera, perché mele e pere insieme non durano, il governo Letta è stata una parentesi, che non ha reso, come poi invece ha reso, un governo vero come quello inizialmente Renzi, meglio ancora questo di Gentiloni, e si dovrà vedere di fare una legge elettorale e richiamare gli italiani a votare. Questo credo che sarà necessario, ci vuole una legge elettorale più adatta ad un paese che ormai si muove sul tripolarismo, probabilmente un proporzionale con un premio di maggioranza ragionevole sulla scorta di quello che è stata la sentenza della Corte Costituzionale. Io non vedo altre alternative. Questi paesi vanno europei in questo momento, in tutto il mondo, ma soprattutto i paesi europei vanno governati, cioè devono avere governi. Un'ultimissima, rapidissima riflessione sull'elettorato che intercetta il Movimento 5 Stelle. Dopo anni in cui il PD ha negato questa ipotesi, ci si è un po' resi conto, no, che il Movimento 5 Stelle, anche alla luce dei sondaggi che non si possono più citare, ma insomma vanno anche voti del centro-sinistra, non soltanto quelli del centro-destra. Il voto ai 5 Stelle è il voto di chi è arrabbiato. In questi anni sono stati anni difficilissimi, una crisi economica partita nel 2008. Io ricordo che dal 2008 al 2011, quando arrivò Monti e noi stavamo nella situazione della Grecia, e si persero 482.000 posti di lavoro. Immaginate queste 482.000 famiglie con quale umore potessero stare, e in parte ancora stanno. E poi sì, c'è stata una ripresa lenta, adesso si vedono dei segnali, però chi è arrabbiato, chi si sente escluso, chi vede che la ripresa c'è però ancora non si sente coinvolto dall'onda, no, che sta arrivando alla ripresa, è chiaro che in questo momento dà un voto di pancia. Io ho parlato con alcuni elettori che danno proprio un voto di pancia. Noi stiamo cercando di far capire che mai come adesso, in situazioni così complicate, serve invece il voto ragionato, sia per scegliere chi è il proprio rappresentante a livello locale e sia anche perché ci sia un governo e possa andare avanti in questa opera complicata, lenta, però che si può fare di ripresa della nostra Italia. Segretario Albano, lei non è renziano, ma il partito in questi anni è passato dal 35 al 20, dicono le previsioni. Ma intanto vi aspettiamo a vedere i risultati prima di parlare di previsioni e di numeri. Intanto noi qui all'Aquila stiamo costruendo una campagna molto sulle questioni concrete che riguardano anche e soprattutto il territorio. Questa è una campagna elettorale che è giusto condurre sui temi nazionali e sulle questioni nazionali, però è un errore pensare che il Parlamento e i parlamentari non hanno a che fare con le vicende locali. Io penso ad alcune cose che noi abbiamo già portato a casa, tutto l'impegno che ha riguardato la vicenda del terremoto e del sisma qui all'Aquila, dove avere dei rappresentanti in Parlamento che provenissero dal territorio si è rivelato determinante. Su tutte mi sento di citare l'intuizione del 4%, quello strumento per il quale delle risorse che dallo Stato arrivano sul cratere per la ricostruzione fisica, il 4% vengono accantonate per progetti di sviluppo socio-economico. Per fare questo è servita una norma in Parlamento. Oppure il caso di El Foundry, dove siamo riusciti a ottenere l'equiparazione
dei lavori che fanno i lavoratori di El Foundry ai lavori usuranti, e questa cosa quindi non solo ha dato delle condizioni più favorevoli ai lavoratori, ma ha anche consentito di sbloccare dei posti di lavoro. Ecco, questa è una cosa che si è ottenuta con una norma in Parlamento. Ho citato due casi che riguardano aree interne dell'Abruzzo, L'Aquila e Marsica, perché è esattamente su questo che noi stiamo cercando di costruire la campagna. Vedo che molti dei nostri avversari invece sul territorio o non parlano delle vicende territoriali semplicemente perché non le conoscono, oppure si improvvisano. Sentire Quagliariello a 9 anni dal terremoto lanciare la legge per la ricostruzione, Quagliariello 5 anni fa era candidato in Abruzzo, è stato anche ministro in questi anni, non pervenuto, non si è sentito il suo impegno sul territorio, non ha detto mezza parola sull'Aquila e sul terremoto. Oppure quello che ha lanciato Martino l'altro giorno, oppure anche altri candidati aquilani come la Papola che ieri lanciava la sua ricetta sulla prevenzione sismica. Ecco, noi pensiamo che non ci si possa improvvisare, e questa terra, in particolar modo l'Aquila, ha bisogno di un impegno molto concreto. È un territorio che non è uguale agli altri territori d'Italia, e proprio per questo richiede ancora l'impegno di rappresentanti che provengono da questo territorio, ma poiché non basta essere di questo territorio, che abbiano le competenze necessarie a rappresentarlo. Il centrodestra chiude con Bertolaso, c'è una differenza sostanziale tra la gestione del terremoto dell'Aquila e quello del centro Italia, con tutta la filiera, enti locali, Stato centrale? Sì, ma io mi limito a dire questo, io ricordo bene qual è stato il motivo per cui noi aquilani abbiamo perso 4 anni per poter vedere avviata la ricostruzione nel post-sisma, e cioè che il governo Berlusconi, l'allora governo Berlusconi nel 2009, fece quello che fu il peccato originale, cioè non volle fare la tassa di scopo, strumento che era stato previsto per tutte le calamità precedenti e che per noi aquilani invece venne negato. Nonostante noi aquilani lo avessimo portato in Parlamento, ci fu bocciato dall'allora maggioranza di centrodestra. Potrei citare anche altre questioni, potrei citare una differenza di approccio, la legge di iniziativa popolare che noi aquilani presentammo, che ebbe le firme di 50.000 cittadini in tutta Italia e di tutti i parlamentari del Partito Democratico. Insomma, è evidente, se noi proseguiamo a fare questa campagna slogan e se la facciamo diventare una gara a chi la spara più grossa, ci rimettono soltanto i cittadini. Io penso che invece la differenza di modello sia questa. Ecco, quello che il governo che ha stanziato effettivamente le risorse per poter garantire la ricostruzione a questa città, risorse con un flusso temporale certo, è stato il governo Renzi con i famosi 6 miliardi in finanziaria. Ecco, penso che basta dire questo come differenza di approccio sul terremoto.